perché il messaggio della settimana è fiato di speranza e non c'è nulla di meglio che un coro che possa esprimere questo messaggio. Le novità più grosse della primavera di quest'anno sono novità in campo farmacologico. Sono usciti i dati di 3 grossi studi internazionali che portano sullo scenario nuovi farmaci per questa patologia. Ovviamente non ancora disponibili, ci sono tutta una serie di filoni di ricerca che cercano di capire quali sono i meccanismi delle patologie, i biomarcatori che ci consentono di caratterizzare meglio i pazienti, e ci sono ovviamente nuovi farmaci ulteriormente allo studio che aumenteranno il pannello di molecole disponibili. La ricerca è l'unico modo che abbiamo per fare dei passi avanti per questa patologia. Vi è tutta una serie di malattie che da tanti punti di vista clinico, radiologico e anche anatomopatologico hanno le stesse caratteristiche della fibrosi polmonare idiopatica, ma in realtà sono malattie molto diverse in termini sia terapeutici che prognostici. Per questo nel nostro centro abbiamo un'equipe multidisciplinare fatta di noi clinici, fatta di anatomopatologi, fatta di radiologi, di reumatologi, di chirurghi toracici, i quali si riuniscono settimanalmente e sui casi difficili discutono attorno allo stesso tavolo del singolo paziente, cercando di valutarne tutti gli aspetti per giungere a una diagnosi più precisa possibile. La qualità della vita di un paziente che viene diagnosticato precocemente è una buona qualità di vita. In particolare i nuovi farmaci ci danno informazioni anche di questo tipo, appunto sulla qualità della vita, dicendo che questi nuovi trattamenti non solo riducano il declino funzionale dei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica, ma migliorano proprio specificamente anche la qualità di vita. Quindi in questi anni, in una malattia così progressiva e dalla prognosi così infausta come la fibrosi polmonare idiopatica, abbiamo qualche strumento, forse più che iniziale, per migliorare anche la qualità di vita dei nostri pazienti. La collaborazione tra malati e medici porta dei risultati certamente terapeutici. A Modena abbiamo organizzato da qualche anno un gruppo di supporto in cui i malati, moderati da un'infermiera di ricerca con uno specifico training in medicina narrativa, discutono tra di loro le loro esperienze, e i risultati di queste riunioni sono veramente straordinari e possiamo definirli senza alcun eufemismo pura terapia. A parte la diagnosi in te stessa che mi ha cambiato poco, è la malattia che mi ha cambiato la vita. Io per venire qui a questo concerto ho dovuto prendere dei sedativi della tosse, perché io tossisco comunque continuamente. Fare vita sociale? Poco e niente, anzi. Io mi trovo lontano da Modena, le persone malate qui a Modena sono fortunate. Io se vado in pronto soccorso, come mi è capitato, e dico fibrosi polmonare idiopatica, non sanno neanche che cos'è molti medici. Io vorrei che questa malattia fosse divulgata, fosse conosciuta anche dai medici di base. Il mio medico, posso dire, mi dice a me qualsiasi cosa, mi fai sapere, mi aggiorni. Molte persone non sanno che hanno questa malattia perché è poco conosciuta, anche il medico di base non capisce subito, non lo indirizza subito nei centri specializzati. Il gruppo di supporto è importantissimo, perché il paziente singolo ha paura, con altre persone si sente più forte. Il vecchio detto l'unione fa la forza è importante. Qui a Modena c'è questa associazione che aiuta moltissimo, che fa tanto. Adesso con questa carta europea del malato speriamo che la malattia sia più conosciuta. Il Parlamento europeo è stato presentato un documento che 10 anni fa era impensabile poter portare all'attenzione dei politici. 11 associazioni di diversi paesi europei hanno realizzato, con l'aiuto dei pazienti, dei familiari stessi, oltre che dei medici e dei ricercatori, una sorta di linea guida di quelli che sono le esigenze, i bisogni più urgenti dei pazienti con fibrosi polmonare idiopatica. Chiaramente noi li abbiamo resi protagonisti di questo cambiamento, coinvolgendoli attivamente. Hanno fatto incontri, si sono documentati, si sono confrontati. Questo documento mette in evidenza quelli che sono i bisogni dei pazienti dalla diagnosi fino ai trattamenti di fine vita. A Bruxelles abbiamo avuto modo di confrontarci con gli europarlamentari. I nostri italiani hanno dato massima adesione alla sottoscrizione di questa carta. Credo che veramente sia un passo
da giganti che abbiamo fatto in Italia solo in due regioni. Esiste un codice d'esenzione, gli onorevoli Bresso, Chiang e Gentile, Caputo hanno dato la loro disponibilità. L'idea è proprio quella di esportare dalle regioni virtuose questo modus operandi, di modo che in tutte le regioni si possa iniziare a parlare di pari opportunità di diagnosi, di monitoraggio, di trattamento terapeutico. E abbiamo iniziato a lavorare con questo gruppo di supporto meraviglioso che cresce ogni settimana, che arrivano pazienti di fuori Modena proprio perché ancora in altre città non è dato questo servizio. L'European Lung Foundation ci ha coinvolto nel stilare quelle che sono le linee guida che saranno messe a disposizione di medici e ricercatori nel 2015.